Il 17 novembre si sono accesi i riflettori sulla quinta edizione di Natale a Montepulciano. In Piazza Grande, nelle vie limitrofe, il mercatino più grande del centro Italia, con più di 80 casine di legno. In fortezza, invece, il castello di Babbo Natale. 2.000 metri quadrati di sorprese ed iniziative sia per i più grandi che per i più piccoli. Il grande evento è organizzato dall'Associazione Vivi Montepulciano e dal Comune. È un evento che chiaramente ci ha permesso di prolungare la stagione turistica a Montepulciano, andando ad intercettare anche l'interesse di turisti e soprattutto famiglie con bambini piccoli al seguito, ma anche l'interesse di persone attratte anche da un patrimonio artistico, culturale, paesaggistico, architettonico ed enogastronomico che Montepulciano chiaramente insomma, ha come elemento qualificante. È un evento che chiaramente insomma, promuove anche non solo il territorio di Montepulciano, ma anche i territori circostanti. Il turista che viene a Montepulciano avrà la possibilità di acquistare prodotti artigianali di qualità e anche prodotti enogastronomici di eccellenza, non solo nelle botteghe del centro storico, ma anche nel mercatino natalizio che verrà dislocato quest'anno in due parti, Piazza Grande e il campino, il parcheggio vicino alla fortezza dove ci sarà dislocato l'area food. Quindi l'area food sarà completamente messa in una dislocazione con una struttura centrale coperta di modo tale che i turisti potranno degustare i prodotti all'interno insomma, di questa struttura. Ci sarà la possibilità di degustare il nostro prodotto tipico di eccellenza non solo nelle cantine storiche di Montepulciano ma anche all'interno dell'Enoliteca del Consorzio del Vino Nobile che è stata ricavata all'interno della fortezza allestita chiaramente in gran parte per 2.000 metri quadrati a Castello di Babbo Natale. Enoliteca ricavata appunto sopra delle cisterne etrusche che sono visibili attraverso un pavimento in vetro, quindi in un particolare, una particolare location che certamente insomma, è abbastanza suggestiva. Gli allestimenti natalizi sono stati per questa edizione completamente rivisitati. Il castello è stato completamente rinnovato all'interno anche per dare ai piccoli ospiti e ai genitori un'impronta diversa quando vengono a trovarci. Rimane sempre comunque Babbo Natale l'elemento centrale, l'incontro con Babbo Natale, però prima di arrivarci ci sono una serie di stanze addobbate completamente diverse rispetto agli anni precedenti, molto più calde rispetto al clima natalizio. All'esterno invece si è lavorato moltissimo per presentare il paese al meglio, è stato rinnovato completamente l'addobbo del centro storico con rami di pino che formano dei semiconi che accompagnano i visitatori dalla porta principale d'ingresso fino a Piazza Grande. Poi in Piazza Grande, oltre all'albero tipico, si è messo un igloo tutto illuminato a LED che sarà stupendo di notte per fare le foto e la grande novità sarà il mapping sul Palazzo del Comune che ad orari cadenzati dalle 5 fino alle 8 descriverà il Natale con le musiche natalizie e le immagini tipiche del Natale. Natale a Montepulciano è nato anche per destagionalizzare il turismo, un turismo su scala nazionale che nel 2017 ha registrato ottimi risultati nell'intera Val di Chiana. La dimostrazione di un lavoro serio, successo arrivato, credo si possa tradurre in questi termini. È la conferma che Montepulciano in questa fase sta vivendo un bel momento di rapporto con il mondo, di chi si muove. E ormai è provato, questo è il quarto anno, che funziona perché chi viene poi torna anche durante le stagioni primaverili estive. Un dato solo, abbiamo avuto nei giorni passati i dati dell'andamento turistico sono due dati estremamente positivi, più 8% di arrivi che è importante, ma soprattutto più la permanenza media aumenta del 6% e questo è un altro elemento estremamente positivo perché vuol dire che il turismo, sia italiano che straniero, rimane più a lungo in questi territori, segno che i servizi che siamo in grado di dare rispondono alle esigenze di chi viene, dei nostri ospiti.